The Times They Are Changing è il titolo di un convegno molto interessante sulla leucemia linfatica cronica che si tiene oggi a Milano. Uno degli argomenti dibattuti e trattati durante il convegno è come trattare i pazienti ricaduti oggi nel 2017 nell'era dei nuovi farmaci mirati. Noi ne parliamo con il dottor Marco Montillo. Allora, dottor Montillo, innanzitutto qual è lo standard attuale di trattamento per i pazienti ricaduti oggi nel 2017? Cosa dicono le linee guida? Le linee guida in questo momento dicono sostanzialmente questo, che è cambiato uno standard certamente, noi non avevamo un cosiddetto unmet need, cioè qualche cosa che non eravamo riusciti ancora a risolvere, ed era, si riferiva in modo particolare ai pazienti con delle aberrazioni genomiche precise, prognosticamente sfavorevoli, come la deletione 17 o la mutazione della TP53. Per questi pazienti oggi abbiamo dei farmaci che sono dei farmaci estremamente importanti, farmaci innovativi, che sono assolutamente lo standard, sono i farmaci che dobbiamo usare in questi pazienti nel momento della recidiva e nel momento in cui ovviamente troviamo questo tipo di aberrazioni genomiche. Tutto il resto è in realtà oggetto di dibattito in questo momento, di grande dibattito, di grande cercare di mettere insieme delle conoscenze nuove. Ecco, prima dell'avvento di questi farmaci il trattamento tradizionale per questi pazienti era la chemoimmunoterapia. Ma la dobbiamo buttare dalla finestra oppure ci sono ancora delle situazioni particolari in cui questo tipo di trattamento ha ancora un senso, ancora un ruolo? La chemoimmunoterapia è oggetto del dibattito perché ci sono degli estimatori, cioè forse persone che hanno visto cambiare molto dopo gli studi che hanno provato che la chemoimmunoterapia può essere estremamente efficace, forse addirittura risolutiva. Lei sa che in oncologia si usa con molta prudenza la parola guarigione, però ecco, per un gruppo di pazienti con caratteristiche estremamente favorevoli, in modo particolare i pazienti con stato mutazionale mutato e con aberrazioni genomiche come la deletione del 13, questi pazienti hanno sicuramente un'ottima performance dopo la chemoimmunoterapia e mantengono la risposta molto molto a lungo, parliamo di 10 anni e più. Quindi per questi pazienti la chemoimmunoterapia anche al momento della recidiva potrebbe essere la scelta, può in questo momento ancora essere la scelta da fare. Ecco, in parte lei ci ha già suggerito la risposta alla domanda che sto per farle, ma cosa si può fare nei pazienti trattati con i nuovi farmaci, quindi con un regime chemo-free, che ricadono ancora? Si può appunto ritornare alla chemioterapia o ci sono delle strategie alternative? Allora, il problema di fondo con questi nuovi farmaci che sono estremamente potenti perché agiscono direttamente su un bersaglio che è essenzialmente, o meglio, bersagli sono essenzialmente due, il recettore della cellula, della bicellula e il BCL2, quindi in questo momento sono tutti e tre questi farmaci sono disponibili che possono... Bene, questi farmaci essenzialmente hanno anche loro dei limiti, cioè nel senso possono fallire e una volta che abbiamo utilizzato il primo, che cosa facciamo? Utilizziamo il secondo di inibitore BCR? Bene, ci sono non moltissimi dati su questo argomento, bisogna essere ancora, è prematuro avere un'idea troppo chiara. Quello che sappiamo è che il terzo, cioè l'inibitore del BCL2, applicato in un paziente che ha ricevuto prima un inibitore del BCR, dà dei risultati migliori. Detto questo però, se fallisce anche questo, cosa facciamo? Torniamo alla chemioterapia. Beh, l'unico dato che sappiamo e che è certo in questo momento, tornare alla chemioterapia dopo aver utilizzato questi farmaci non è più possibile. Ecco, al di là di quello che ci ha già raccontato, ci sono, diciamo, quali sono le situazioni in cui non esiste ancora uno standard ben definito e quindi quali sono, diciamo, i punti oscuri su cui bisogna lavorare ancora, le domande a cui bisogna dare risposta nel trattamento dei pazienti ricaduti una prima volta? Lo accennavo alla mia prima, nella sua prima domanda, cioè vale a dire per certo è cambiato lo standard per quello che riguarda
quei pazienti con l'aberrazione genomica del 17 e con la TP53 mutata, stiamo riflettendo molto sui risultati dello stato mutazionale. Lo stato mutazionale in questo momento ancora non si può considerare che lo standard di trattamento siano i nuovi farmaci, però è vero che utilizzando i nuovi farmaci noi non vediamo differenze di risposta, anzi addirittura lo stato mutazionale non mutato, che è un po' la bestia nera della chemoimmunoterapia, risponde tanto quanto, in alcuni studi addirittura meglio, con i nuovi farmaci. Quindi perché non utilizzarlo in questo settore al momento della recidiva? Questo è un forte richiamo, anche se ancora non ci sono state scritte regole precise su questo. Ecco, per finire, qual è, se così possiamo dire, il take home message, cioè il messaggio chiave della presentazione che lei ha tenuto oggi, quindi appunto come trattare i pazienti ricaduti nel 2017? Al termine di ognuna di queste presentazioni c'è sempre lo scettico che tira sulla mano e ti chiede, sì però come la mettiamo con i costi? È vero, è verissimo. Questa cosa addirittura per la prima volta, se vuole, fa tremare gli americani, che mai avevano fatto un discorso, i medici mai si erano azzardati a mettersi a discutere le indicazioni terapeutiche sulla base dell'economia. Adesso cominciano a farlo anche loro. Credo che bisogna fare una grossa valutazione. È vero che i costi sono importanti, ma bisogna dare valore alle spese che facciamo, e questo sicuramente ne vale la pena.